tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di un haul molto particolare perché ho preso delle cosucce da Astra. Ho preso delle cose da Astra perché c'erano degli sconti e in più c'era lo sconto di aiuto, me lo sono dimenticata. Aspettate, ci dovrebbe essere la cartolina da chi era lo sconto. Allora, io ho preso, non lo so se c'è scritto, perché ho utilizzato uno sconto e sinceramente lo volevo dire di chi era lo sconto. Comunque, io ho preso delle cose da Astra e l'ho prese il giorno... lunedì 30 novembre e l'ho preso perché c'era uno sconto, se non mi sbaglio, del 20% di Vittoria, che ve la linkerò nel canale. È un'amica di Yaya oppure un'amica di Liquors Beauty, non mi ricordo proprio il cognome, però c'era il suo codice che era Vicky20, se non mi sbaglio, e quindi ho pagato, ho avuto un buono sconto di 7,48 euro, quindi invece di pagare di più ho pagato meno 7,48 euro e ho preso un bel po' di cosucce. Ecco, è questa è questa la ragazza. Allora, si chiama Vittoria Benfenati, questa ragazza qua, seguitela perché ha sempre tanti codici di promozioni che riguarda Astro, riguarda altri brand, e questa ragazza Vittoria fa anche dei make-up molto molto belli, sicuramente la conoscete. E come Liquors Beauty, come Luca, dà sempre dei codici sconto nei vari siti tipo Look Fantastic o altri siti. E quel giorno io stavo guardando sinceramente il suo Instagram e lei aveva nominato un codice per quanto riguarda Astra. Nel frattempo era uscito il fondotinta, quindi ero molto curiosa nel prenderlo e quindi ho preso tutte e due le cose e ho avuto lo sconto e quindi mi è convenuto sinceramente prenderlo. Allora, cosa ho preso? Ovviamente io ho preso due cosucce sinceramente che mi interessavano, tra cui l'olio questo qui di Astra che mi piace tantissimo, infatti questo è sigillato, non lo apro adesso, e sinceramente ho sbagliato perché nel carrello ne volevo mettere due, invece ne ho messo uno, però la prossima volta che farò un ordine lo metterò perché mi piace tantissimo. L'ho messo anche in borsa, quello l'ha aperto, perché sinceramente mi piace proprio come fa le labbra, e quando abbasso tipo quando non sono con la mascherina dentro la macchina, non sono con la mascherina, mi piace proprio ammorbidire le labbra, e questo olio è una cosa eccezionale. Se non l'avete preso, prendetelo perché è veramente ottimo. E l'olio l'ho preso a 4,90 euro, però considerate che poi è stato tolto il 7,48 euro su tutto l'ordine. Comunque questo olio prendetelo perché è veramente una cosa eccezionale. Poi, cosa ho preso? La volta precedente avevo fatto un make-up con dei ombretti liquidi, che sarebbero questi qui di Astra, e mi sono piaciuti tantissimo. Io avevo preso il 3 e il 6, quindi ho voluto prendere la rimanenza di questi ombretti. Io ce l'ho di MAC, ce l'ho di Stila, e sinceramente mi sono trovata bene, ma ovviamente volevo provare anche questi qua di Astra. Quando li ho provati in quel video, sinceramente mi è piaciuto tanto il make-up, e quindi ho detto, guarda, con due ombretti ho fatto un make-up completo, e quindi ho voluto prendere la rimanenza dei colori. Sinceramente sono dei colori molto molto carini, e quindi ho preso gli altri quattro che mi mancavano, e ho preso il numero 1, il numero 2, il numero 4 e il numero 5. Ve li swatcho velocemente, questi ovviamente poi li vedrete nei video make up, perché farò dei make up proprio con questi colori. Questo è il numero 1 ed è un azzurro ghiaccio. Poi andiamo con il numero 2, che è una specie di malva. Sì. L'1 è un pochettino, sembra secco, invece il 2, che è una specie di malva, è ottimo, bellissimo, non vedo l'ora di utilizzarli. Poi ho preso il numero 4, che è una specie di ramato,
Sì, vero? Sì, è una specie di ramato. Vediamo il colore. Sì, è un rame. Ed è il numero 4. Ed è questo qui. È un rame. E poi ho preso il 5, che è un rame che dà più sul rosa. Quello è tipo arancione ramato. Questo invece è tipo oro rosa. Ed è questo. Ve li faccio vedere proprio da vicino. Questi sono i colori. Devo dire che sono molto molto belli e dove li mettete li stanno, proprio ve lo posso assicurare. L'ultima cosa che avevo preso, ovviamente, è il fondotinta, questo qui di Astra. Questo l'avevo visto e sinceramente ero molto curiosa nel provarlo, però non c'erano dei test, quindi non potevo capire che colorazione dovevo prendere e tutto. Poi ovviamente parlando con le Makeup Angels, che loro lo volevano prendere assolutamente, su Super Joe abbiamo confrontato i fondotinta che abbiamo e la Lizzy mi ha suggerito di prendere lo 03N, questo è, non so se si legge, ed è lo 03N. E quindi io spero ovviamente che il fondotinta è buono per la mia pelle, ma sinceramente già l'avete visto perché ho fatto questo make-up. Ho i denti gialli, vabbè. Ovviamente non vi spoilerò niente perché ho fatto il make-up, ce l'ho addosso e ho fatto un video apposito, quindi vi lascerò poi il video di questo test per quanto riguarda questo fondotinta. Quindi lo andrete a vedere là. Ha la pompetta di erogazione ed è in vetro. Devo dire che è una cosa ottima perché mi piace di più il fatto che ha la boccettina in vetro. Questo ha 35 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Ovviamente, per saperne di più, andate a vedere il video, ve lo linkerò qui sopra. E Astra mi ha regalato, è stata molto ma molto gentile perché mi ha regalato questi prodottini. Il primo è il gel per le mani, questo qui di Astra. Io ce l'ho sia nella postazione che sotto, che in una borsa perché ne ho ricevuti abbastanza. E quindi li metto anche nei vari posti dove sono io. E ce l'ha forse uno mio figlio in macchina. Quindi l'igienizzante mani. Poi mi ha regalato questo matitone. Del Astra Chubby e Shadow, questo qui che non apro perché non lo utilizzo. Ho altri colori, ho altri matitoni, scusate, ho altri matitoni di questo colore, quindi non lo utilizzo e voglio regalarlo. E vi dico anche come. E poi mi ha regalato questa palettina dei correttori di Astra che è in crema. Io avendo una pelle abbastanza matura, cercherò di non utilizzare questi prodotti in crema perché ho visto delle recensioni per quanto riguarda non questi, altri prodotti in crema e dicono che non sono proprio buoni, devi essere proprio brava a utilizzarli e tutto. E io sinceramente non mi ritengo così brava da utilizzare questi prodotti in crema, ma sicuramente alle persone che lo regalerò saranno proprio brave a utilizzarle. Io ovviamente queste cose non vi farò sapere niente. Visto che non si possono fare dei giveaway, io li regalerò alle persone che sono molto più attive nel mio canale. E quindi farò dei pacchettini, poi chiederò l'indirizzo alle persone scelte e manderò determinati pacchettini perché sinceramente, visto che non si può fare né giveaway né niente, farò in questa maniera. Quindi le persone che sono più attive nel mio canale riceveranno poi dei regalini. Questo è quello che ho preso da Astra. Io ovviamente avevo fatto un ordine, scusate la sedia, avevo fatto un ordine tramite un video di tramite una Instagram story di Sabrina Bambi che saluto. Sabrina aveva fatto vedere che una ragazza di Napoli stava per chiudere il negozio e quindi stava svendendo un sacco di cose, tra cui alcuni prodotti Astra e poi altri brand. E quindi lei aveva detto gli faceva piacere se qualcuno poteva aiutare questa ragazza a vendere i prodotti. A me sinceramente servivano alcune cose. Servivano alcune cose, non è vero, ovviamente. E quindi ho fatto un ordine e ho preso alcune cosucce per quanto riguarda Astra e poi un'altra marca. Allora, per prima cosa vi faccio vedere un'altra tinta labbra per quanto riguarda Astra. Vedo bassa.
Un'altra tinta labbra per quanto riguarda Astra, e questa è la 06. Non aveva tanti colori, sinceramente, quindi ho dovuto prendere il numero 06, ma è un rosa tipo che dà sul malva, ma abbastanza chiaro, ed è questo. Allora, poi ho preso due matite. Una è la Sculpting Lip Liner nella colorazione 05. Allora, una è la 05 ed è questo colore qua, proprio adatto al rossetto. E una è la 04, che fantasia. Questa l'ho già utilizzata, la 04, e mi piace, infatti, guardate. E questa è la 04. E poi mi sono decisa a prendere un lip gloss perché ho visto che tutti ne parlavano bene, quindi ho detto vabbè, lo provo anch'io, vediamo com'è. E ho preso questa tipologia di lip gloss, questo è lo 05 ed è un lip gloss abbastanza coprente, devo dire, ed è un color neutro perché sono in fissa per adesso con questo colore, quindi neutro assoluto. Poi, sempre di Astra, avevo preso l'unica palettina che aveva per quanto riguarda il viso, perché sinceramente ero molto curiosa di prenderla, però sul sito me l'ero sempre dimenticata e quindi l'ho voluta prendere da lei. Ovviamente questi prodotti, se non mi sbaglio, li ho presi scontati, ora non mi ricordo proprio bene bene, ma se non mi sbaglio li ho presi scontati. Come colorazione c'era soltanto questa ed era la Mauve Romance ed è questa palettina qua dove abbiamo una terra. E credo che siano due illuminanti e un blush. A me di questa, diciamo, composizione mi piace di più il blush e l'illuminante. Poi la terra non lo so perché ancora non sono proprio brava brava. Comunque vi farò sapere anche di questa. Lei aveva solo questa perché volevo prendere anche quella più chiara. Però siccome era mauve, quindi a me piace il malva, la vedo un pochettino scura per la mia carnagione, però la proverò. Se non mi sta bene, o la regalo o la do a mia sorella, che sarebbe la stessa identica cosa. Poi, come vi ho detto, aveva anche altre marche nel suo, diciamo, nel suo negozio. E io ho preso dei prodottini che non sono per me, ma sono per la mia amica. Alcuni sono per la mia amica e altri sono per i miei figli. Allora, questi sono due. E sono dei prodotti per i brufoli e sono dei trattamenti per brufoli con estratto di timo. E questi si applicano nella zona interessata, si deve lasciare agire e tutto. Io ho sentito parlare benissimo di questi prodotti anche da Luca, Liquors Beauty, che li ha utilizzati tantissimo e quindi sinceramente ero molto curiosa di utilizzare questa marca della B&B. Non l'ho mai utilizzata, ovviamente non avendo problemi di brufoli non l'ho mai utilizzata, però la farò provare una alla mia amica e una ai miei figli così per vedere che tipologia hanno loro e se sono ottimi oppure no. E poi ho preso sempre in combo, diciamo, a quella crema. Questi non so chi li prenderà, credo sempre lei, perché i miei figli sono molto gli secca fare tutte queste cose, invece io volevo proprio che lei provasse questa tipologia di prodotti ed è una crema per il viso per pelli miste perché lei ha una pelle mista non so, qui c'è scritto vabbè, come si deve applicare, massaggiare fino al completamento assorbimento eccetera eccetera, batteria si sta scaricando e poi ho preso un siero in si un Poi ho preso un siero viso astringente per pelli impure. Quindi ho preso questi prodotti per vedere come si trova lei, se si trova bene o non si trova bene, eccetera, eccetera. Questi sono i prodotti che li regalerò per Natale. Infatti questo video non lo metterò subito perché questo è quello che li regalerò per Natale. Però non lo so se farglielo vedere prima o dopo. Vabbè, tanto li deve fare lei i video, quindi lo saprà. E niente, che dirvi ragazze, questo è tutto per quanto riguarda. Ah, scusate, no. Poi lei, questa ragazza, mi ha regalato. Cosa mi ha regalato? Ah, un matitone di Astra, che è sempre un cult stick, che è questo qui nella colorazione 02, che non vi apro perché ho tantissimi di questi matitoni e sinceramente.
sono piena e cerco di non aprire niente perché sinceramente per il Black Friday ho già dato e abbastanza, quindi ho molte cose da utilizzare e non voglio aprire tutto perché sinceramente li posso prendere e poi buttare e quindi cercherò di non aprire altre cose. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grosso bacio e ovviamente ditemi cosa ne pensate, se avete già utilizzato questo prodotto, questi prodotti, ditemi cosa ne pensate di questi prodotti se già li avete utilizzati. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e questa è la seconda volta che ve lo dico. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Dai, scleran! Voglio il caffè. Voglio il caffè. Voglio il caffè. Ci vediamo.